Buonasera, benvenuti a Repledos, centrale di TV6. Il Pescara espugna Ferrara tra l'entusiasmo dei 1000 tifosi presenti allo stadio Mazza, una vittoria che rilancia i biancoazzurri verso la vetta, attualmente di proprietà della Torres a punteggio pieno, 7 vittorie su 7, ed è già vibrante l'attesa per la partita di mercoledì sera, il recupero allo stadio Adriatico contro il Pineto. Evento organizzato dalla società del Pineto, quindi il Pescara giocherà fuori casa, ma tra le mura amiche dell'Adriatico si prevede un gran pubblico. Saluto subito Maurizio Daguin, regia, Antonio Di Bernardino alle telecamere e Andrea Costantini in postazione. Buonasera Andrea, le ultimissime. Sì, buonasera Enrico, parto subito dai posticipi, ce ne sono diversi, 3 interessano il girone B, ha appena segnato il Perugia che dunque è in vantaggio a Fermo, 1-0 rete di Lisi, le altre 2 partite sono sullo 0-0, chiaramente grande attenzione per il match di Arezzo tra Arezzo e Cesena, poi anche l'altra partita in questione della serata che è sullo 0-0, si tratta di Gubbio Carrarese. Dagli altri campi, degli altri gironi, Avellino che è in vantaggio 2-0 contro il Potenza, questo nel girone C, nel girone A a sorpresa Provercelli in vantaggio sul Vicenza. Altre notizie di giornata, le panchine in Serie B sono saltate quelle del Bari e del Lecco, a Bari Michele Mignani è stato esonerato, al suo posto è pronto ad arrivare Pasquale Marino, ex tecnico del Pescara tra le altre cose, è saltato anche Luciano Foschi, dunque non è più allenatore del Lecco, si parla di Marco Zaffaroni, domani l'incontro decisivo, in alternativa c'è Fabio Liberani. E poi altri rumors che arrivano dalla Serie A, si va verso l'esonero di Paolo Sousa come tecnico della Salernitana, al suo posto dovrebbe andare Filippo Inzaghi, invece Rudy Garcia resta sulla panchina del Napoli dopo il vertice che si è tenuto in questa giornata. Problemi anche in Serie C, girone B per Gabriel Raimondi, tecnico del Rimini che è ultimo in classifica, sconfitto con la Recanatese. Raimondi al momento resta allenatore, ma la sua posizione in bilico. A te. E invece Zeman sulla panchina del Pescara è l'artefice di questa entusiasmante cavalcata iniziale del Pescara che ha vinto a Ferrara, dove i biancoazzurri hanno anche degli splendidi ricordi. L'ultima vittoria con Di Francesco in panchina fu firmata da Bonanni, ma la vittoria che balza ancora in mente è quella della promozione in Serie A con Cadè in panchina, fu una vittoria per 4-2 firmata anche da Bruno Nobli che questa sera abbiamo nel nostro studio dopo aver festeggiato il compleanno nella giornata di sabato. Buonasera Bruno, ben rivisto. Buonasera, grazie. Auguri ancora, vi porti benissimo, quanti sono? Sempre 60? Ricordi quella vittoria di Ferrara? Certo. Grande giornata. Era l'ultima in campionato e in quell'occasione la spalla è retrocessa, quindi non era una partita semplice. Un gran gol il tuo? Un gol. Uno dei tanti. Al suo fianco ritrovo con piacere l'assessore al Comune di Pescara, l'avvocato Luigi Albore Mascia. Buonasera Luigi, ben buonasera, ritrovato. Buonasera Enrico, buonasera. Un saluto al nostro Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te. Al suo fianco c'è il nostro inviato Paolo Renzetti che in 2 giorni ha seguito il Pescara sia nella trasferta Buonasera. Di Ferrara sia oggi in un evento di sponsor, quindi poi ha intervistato il portiere Plizzari che sentiremo. Ritorna in studio Francesco Di Francesco. Buonasera, salve, buonasera Francesco. Allora abbiamo tanti argomenti perché ovviamente parliamo del presente, di questa vittoria di Ferrara, poi qualche revival anche con Bruno Nobli, poi parleremo della partita di mercoledì perché oggi siamo andati a Pineto anche per tastare il polso ai tifosi del Pineto. Allora, questa vittoria di Ferrara, Zeman ha detto non sono contento, tra poco lo risentiremo, però è una vittoria pesante Luigi. È una vittoria pesante per la classifica perché questo ci consente comunque di mantenere i contatti con la Torres, in mezzo la c'è una partita con il Pineto ed è una vittoria importante per la cosiddetta consapevolezza, è una di quelle vittorie che non hai strameritato sul campo. Ieri il Pescara secondo me ha disputato uno dei peggiori secondi tempi di questo campionato, non mi è piaciuto. E Zeman ha sottolineato addirittura che la prestazione è stata diseducativa, mi è piaciuto molto questo termine, perché essendo lui un maestro dei giovani e quindi evidentemente
questo termine non l'ha usato casualmente, perché immagina che tutto quello che lui esprime sul campo attraverso i suoi giocatori in qualche modo possa essere d'esempio per i giovani, in primis per i suoi. E però questa vittoria conseguita in quel modo lì, grazie ad un guizzo individuale di Cangiano, forse c'era anche la complicità del portiere, anzi non forse, sicuramente, è una di quelle vittorie che ti dà la consapevolezza che tu questo campionato lo puoi vincere, te la giochi con gli altri, ma tu sei lì davanti e in un modo o nell'altro le partite le vinci, annusi quell'aria positiva di quei campionati in cui anche quando meriti un po' meno però le cose ti vanno bene, e queste cose capitano alle grandi squadre. Quindi il Pescara di questo girone fino adesso ha dimostrato di essere una grande squadra. Ecco, il nostro Maurizio Daguini ci ha fatto vedere la classifica, noterete il Perugia a quota 13, è una classifica aggiornata al risultato della partita che sta disputando il Grifone, che è in vantaggio, quindi Perugia a 13 punti con la vittoria di stasera. Il Pescara è a 5 punti dalla Torres, però una partita in meno da recuperare mercoledì. Bruno Nobi segue ovviamente sempre con tanto affetto il Pescara, non so se hai visto la partita di ieri, sì. Quale impressione hai ricavato? Ma a parte quella di ieri, che forse è stata la meno bella delle ultime, però il Pescara ha un buon organico, ha un allenatore che di tutto rispetto, per cui può senz'altro competere con le altre. Adesso non ho visto questa Torres che sta andando a gonfie vele, però il trovarsi già là in questa posizione è importante, e poi mi sembra che almeno in questo girone non ci siano quelle squadre che l'anno scorso hanno fatto da padrone già dall'inizio. Tipo il Catanzaro. Catanzaro e lo stesso Crotone fece. Sì, quindi la Torres potrebbe essere una sorpresa, però non ha il passo in prospettiva da capolista assoluta. Ma sai, quando ti trovi lassù non ti vengono le vertigini, eh? E le vittorie aiutano a vincere. Stiamo rivedendo degli episodi di ieri, le occasioni mancate da Merola, da Cupone. Ecco, poi vorrei restare sul gol finale di Cangiano, perché proprio Luigi diceva non sappiamo se più bravura del giocatore, sicuramente merito, perché ci ha creduto. Questo è il rigore trasformato da Tunioff per il fallo subito da Cupone. Quindi, restando a queste situazioni, c'è stata poi la punizione di Siligardi, che ha scheggiato la traversa. Tra poco vedremo anche l'occasione del pareggio della Spalla, ma il Pescara nel primo tempo, soprattutto nella prima mezz'ora, è stato padrone del campo, Francesco. Verrebbe da dire, avesse giocato il secondo tempo a quel livello della prima mezz'ora, saremmo parlando di una vittoria molto più eclatante, con una risonanza diversa. Ha ragione Zeman quando dice che chiede alla sua squadra e pretende dalla sua squadra e si aspetta soprattutto un rendimento diverso sul piano tecnico, della padronanza, del controllo della gara, però poi vincere partite così, tra l'altro all'ultimo istante, quando non brilli, è un segnale decisamente incoraggiante. C'è comunque grande volontà da parte di tutti i giocatori di andare alla ricerca del successo personale e di squadra. Ecco Maurizio, ci fai vedere il gol vittoria, quello del 2-1 realizzato da Cangiano. Lì Bruno, aiutaci a capire cosa è potuto succedere, perché Del Favero forse è stato disturbato dalla traiettoria del pallone. Che succede qui? Lui si butta a destra. Sicuramente il portiere ha battezzato male il tiro e non so se c'è stata una leggera deviazione. Ma dicono che non c'è stata non deviazione. Non si vede, sì. Però, sai, di notte specialmente c'è la possibilità che il portiere sia ingannato dalle luci, dalle cose. Bravo comunque Cangiano a provarci. Ma per me sono sempre bravi quelli che tentano il tiro da fuori area, perché specialmente appunto di sera, che ci può essere questo vantaggio che il portiere ha dei problemi, ci devi provare.
Allora, andiamo a sentire Zeman, poi coinvolgiamo Riccardo, Paolo e tutti gli altri. Zeman non contento. Risultato mi sta bene, prestazione no. Penso che era diseducativa la nostra prestazione. Perché? Perché stavamo troppo fermi, non siamo riusciti a giocare sul ritmo, eravamo lunghissimi in 60 metri e non si può giocare in 60 metri. Quindi bene il risultato, non la prova? Per me sì, il risultato è importante perché abbiamo giocato con una squadra che si farà sentire durante il campionato, ma prestazione no. Però a proposito poi di sostituzioni, l'ingresso di Cangiano alla fine ha portato questo gol vittoria, tre punti pesanti. Vabbè, entra anche per quello, è un giocatore bravo, sveglio, veloce. Magari oggi aveva compito anche di rientrare a marcare perché eravamo troppo lunghi e quindi se non ci aiutava lui non ci aiuta nessuno. La sostituzione di Cupone per problemi fisici o una sostituzione tattica? No, stava bene, io tatticamente volevo far giocare a Cornera tra le linee, non di attaccante puro e... Penso che l'ha fatto benino, anche se poi non c'era gioco, quindi è difficile. Lei non è contento della prova, però questa sera la difesa ha rischiato pochissimo, questo è un dato positivo. Vabbè, all'inizio Plizza ha fatto qualche parata importante, poi di nuovo la difesa passiva che aspettava che venivano avversari, non ha seguito la squadra quando attaccavamo e poi... Era spesso in difficoltà, però ci siamo salvati. 5 vittorie su 6 gare, però i numeri sorridono al Pescara. Numeri sì, ma noi dobbiamo cominciare a giocare un altro calcio. E ora c'è questa gara con il Pineto, mercoledì un recupero da vincere, ma non sarà una gara semplice. I derby non sono mai facili, io spero che la squadra impara da quello che è successo oggi e che comincia dal primo minuto all'ultimo a lavorare tutti. Pensiero per chiudere sui tifosi? Io sono felice che sono venuti, magari a loro ci costa tanta fatica arrivare domenica sera qui. Rispetto alla partita di Coppa Italia sicuramente sono venuti, non hanno protestato e ci hanno aiutati, li vorrei vedere sempre, poi so che non può succedere ogni partita in trasferta venire in mille, però spero che ci vengano a aiutare anche la prossima partita nel derby. Allora, detto tante cose, Zeman, vorrei riprendere il discorso da Bruno Nobili. Prestazione diseducativa, che significa? Diseducativa, che a lui non è piaciuta, in poche parole. Non è piaciuto, si vede qualcosa che ha studiato, che fa in allenamento e i giocatori non hanno fatto. Ecco, ma davanti a una vittoria l'allenatore è più attento a queste cose? Oppure vabbè, c'è il risultato. Ma quindi... io da quel poco che ho conosciuto Zema eccetera, non fa mai dichiarazioni esaltanti quando vince. Cerca di tenere sempre il profilo un basso profilo, perché è importante che i giocatori non si entusiasmino troppo. Ed è giusto così, secondo te? Penso di sì, perché le vittorie già ti danno un entusiasmo, se tu lo moltiplichi senza motivo... Ecco, lui dice dobbiamo giocare un altro calcio. È quello che vuole lui. Cioè, non lui... si può giocare in 60 metri, hai notato tu queste cose? Sì, la squadra era allungata, eccetera. Questa squadra, vista anche in altre partite, eccetera, c'ha solo il problema di amministrare bene il risultato quando ce l'ha. E questo è successo già altre volte e penso che su questo stia battendo Zema. Riccardo, che cosa ti ha colpito di questa dichiarazione? Ma un po' ingeneroso, perché io ho visto la partita, i ragazzi per me sono stati bravissimi anche nel secondo tempo, anche se lui dice che la squadra si è un po' allungata, avevamo di fronte una SPAL che non ha secondo me una classifica, è bassa in classifica, ma
la classifica non rispecchia secondo me il valore della squadra. La Spal è una grande squadra, ha giocato bene in una cornice tra l'altro finalmente non da Serie C ma quasi da categoria superiore di pubblico. La Spal ha un forte attacco, è vero che la squadra si è allungata, però Bruno ci dice lo fa per lo fa, ma lui, motivare la squadra, certo. Lui fa il suo lavoro da allenatore, io faccio il mio lavoro di opinionista e dico invece quello che ho visto, sì. Per me ragazzi sono dei bravi anche nel secondo tempo, ma poi guarda queste partite che generalmente alla fine tu pareggi, andare a vincerle comunque è una cosa importantissima. Io credimi sono rimasto veramente soddisfatto, l'atteggiamento dei ragazzi, è vero che lui giustamente tecnicamente dice ci siamo allungati, è vero, però se l'hai anche di fronte non è che non giochi da solo, hai una squadra che ti ha attaccato, ti ha pressato, aveva un forte attacco, un forte centrocampo, quindi Luigi, cosa dire? Non è completamente d'accordo? No, non sono d'accordo perché è vero che c'è l'avversario, però nel gioco di Zeman l'avversario conta meno, nel senso che secondo me la sua delusione rispetto a quel secondo tempo è l'incapacità della sua squadra di fare il gioco che Zeman predica e che esige dai suoi giocatori. Cioè Zeman non è uno che manda in campo la squadra in relazione alla forza dell'avversario. Zeman magari ne prende 4 di gol, però vuole vedere i dettami calcistici tipici della sua filosofia di gioco, cosa che nel secondo tempo, a prescindere dalla Spal, che secondo me non è nulla di trascendentale, tra l'altro Colucci ha impostato questa partita in maniera molto difensiva, alla fine la Spal ripartiva, non ha mai dettato un gioco in campo, aveva dei giocatori bravi, dei giocatori che comunque giocavano sulle ripartenze, il Pescara è andato in difficoltà in alcune occasioni, ma mai perché la Spal sia riuscita a imporre il proprio gioco. Però Luigi, gioco. L'allenatore, ci diceva prima Bruno, in settimana lavora su alcuni concetti, se non vede sul campo il lavoro settimanale, sì, è soddisfatto del risultato, però dice perché non riusciamo ancora a giocare come vorremmo? Beh, certamente, io credo che Zeman intanto è uno esigente e questo lo sappiamo tutti e francamente non ho mai sentito un'intervista post partita, e c'è qua Paolo che gliele fa in ogni circostanza, in cui Zeman abbia detto sono contento, questa è la migliore partita o i ragazzi mi hanno soddisfatto. Lui è così, i ragazzi lo sanno, non se la prendono, non sono permalosi, perché questo è nelle corde di Zeman. Però non è il Pescara che lui vuole. Io sono d'accordo per esempio anche sul fatto mentale che sottolineava Bruno. Questa squadra è passata sempre in vantaggio tranne nella partita interna col Gubbio in cui siamo passati in svantaggio e lì siamo stati bravi per 3 minuti, siamo stati in svantaggio in tutto il campionato. Allora cosa significa questo? Che se tu passi in vantaggio, questa non è una squadra che amministra il vantaggio, ma deve continuare a giocare. E cioè non può lo pensare, non lo fa perché è un fatto mentale, perché qui Zeman si lamenta e lamenta il fatto che evidentemente questi ragazzi che sono bravissimi, hanno talento, ma sono dei ragazzi, non hanno ancora acquisito quella mentalità. Probabilmente qualche leader in campo, perché non sono solo ragazzi, ma ci sono anche pochi, ma ci sono dei giocatori maturi. Dovrebbero essere loro a infondere quel coraggio e quella mentalità che poi è quella di Zeman di continuare a giocare incessantemente, di continuare comunque ad andare avanti. Il Pescara non sa amministrare, il Pescara non sa difendere. Quando il Pescara si ferma, pago del risultato, noi puntualmente comunque... Il richiamo di Zeman. Intanto Zeman parla di calcio a differenza di qualunque altro allenatore, si sono soddisfatto, abbiamo fatto la nostra partita, le solite fesserie che dicono tanti allenatori, quindi non parlano di calcio. Zeman chiede determinate cose alla squadra perché vede come lavora durante la settimana, sa cosa questa squadra può dare e soprattutto sul piano della continuità tecnica e tattica, per quello fa riferimento ai 60 metri, squadra lunga, e quindi giustamente lo fa notare, e lo fa notare perché poi sa che ne parla con i giocatori e lo dice prima perché la partita è quella, perché siccome abbiamo vinto 2-1 allora è andato tutto bene. Zeman va oltre il risultato, ecco, una volta maturato. Vorrei capire Bruno come recepisce queste dichiarazioni da ex giocatore e da allenatore, cioè
si vedono in maniera diversa? No, ma lui dice quello che pensa. Lui pensa realmente questo che ha detto. Che poi dopo possa essere contento ovviamente del risultato, questo non è che un allenatore quando vince non è contento. È contento quando vince, ma vorrebbe, e sa che la squadra glielo può dare, qualcosa in più di quello che lui insegna. Ma infatti lui non mette mai in dubbio l'impegno, perché si parla sempre, no, la squadra, il giocatore si è impegnato, ha sudato la maglia, le solite cose. No. Lui non mette in dubbio, non parla mai dell'impegno, parla fa disquisizioni tecniche e tattiche che credo che vadano ad onore della tattica. Esatto, quella è la sottolineatura. A onore dell'allenatore e della stessa squadra. Devi completare il pensiero, Riccardo, e poi sentiamo Paolo. Io non sono d'accordo con quello che dicono loro, capisco quello che dice Zeman, i dettami di Zeman, capisco il loro, avendo messo la partita, una squadra allungata, ma ribadisco il mio concetto, ci sono gli avversari, non sempre tu puoi fare quello che vuoi in campo e soprattutto la SPAL è una buona squadra, quindi cioè, tu puoi volere anche il possesso palla, sto inventando, ma se l'altra squadra non ti dà la palla e non la riesce a recuperare, il allenatore può dirti fai il possesso palla quanto vuoi, ma se la palla ce l'hanno gli altri. Io ti dico che i ragazzi stanno giocando molto bene, rispetto a tanti altri anni vedo impegno, corsa, voglia, sono uniti, a me questa squadra, ti dico la verità, piace tanto. Vittoria meritata proprio per quello che ti dico, si divertono, vedi che quando segnano vanno tutti insieme, cioè sono quei segni che la squadra c'è. Io infatti, ti dico la verità, sono Riccardo, molto soddisfatto, perfetto, tutti quello che dici tu, siamo soddisfatti, no. Però sta passando un po' il messaggio che Zeman ha detto che non è contento, può essere uno sprono. Ma Zeman non ha parlato di tutto quello che parli tu. Zeman è stato sintetico. La squadra era lunga su 60 metri. Io non voglio che si giochi così, perché vuol dire che lavora tutti i giorni per far stare in campo una squadra in un determinato modo, indipendentemente dalla forza dell'avversario. Perché poi se tu giochi per quello che sai e non ci riesci, lui non parla di impegno e tutto il resto. Perché se hai un avversario che si comporta in un determinato modo, tutto quello che dici non lo puoi fare. No. Quindi non è evidentemente lui la dice nella fase offensiva e nella fase difensiva. Ma evidentemente, se fai la fase offensiva in un certo modo ti do ragione, ma come ti devi difendere, come abbiamo fatto noi buona parte del secondo tempo, non è proprio così, ma infatti lui mette in risalto quello, perché evidentemente sa che il Pescara può in campo può dare di più e quindi ostacolare di più l'avversario. È una questione. Paolo, tu ti accorgi subito se Zeman è contento a fine partita, se ma Zeman non era contento neanche dopo il 6-1 con la Fermana, se la vogliamo dire tutta, però io credo che questo sia un po' il gioco delle parti. Però io non sono d'accordo con chi dice che ieri sia arrivata la vittoria con una squadra che ha problemi. La spalla ha sicuramente problemi, lo dice la classifica, e non ha cambiato sicuramente allenatore a caso. Ma vedremo dalla prossima partita casalinga della SPAL quante squadre riusciranno ad andare a vincere a Ferrara, e che non è un campo semplice, con una squadra che, ricordiamo, alla vigilia tutti indicavamo con il Perugia come la squadra favorita e la Virtus Entella favorita per la vittoria. Sicuramente, però noi analizziamo la prestazione. Sì, sì, di ieri, però io invece io sottolineerei però anche qualche altro dato, a parte che per come intendo io il calcio, io vorrei vedere sempre un Pescara diseducato ma vincente. Io sono d'accordo. Preferisco un Pescara vincente e poco educato. Bruno, e credo, esatto. No, poi un'altra cosa, aspetta. Alla lunga, non ma, vinci. Ma chi lo dice? Ma chi lo dice? Ma perché l'anno scorso di Coppi il discorso si è fermato l'anno discorso, prima quella, l'anno Francesco prima il discorso è anche un altro, è che i campionati si vincono anche con vittorie con come vittorie quella di ieri, sì, a Ferrara con la SPAL. E poi c'è anche un'altra cosa da dire che pochi hanno messo in evidenza, ma secondo me al di là delle dichiarazioni di Zeman, che io rispetto, ci mancherebbe, l'aspetto difensivo. Ieri per la prima volta il Pescara in 90 minuti di gioco ha rischiato pochissimo, e credo che questo sia un aspetto importante, perché l'assetto difensivo della squadra era stato sempre però il problema. Dice, troppo passiva. Però quando Plizzari fa una parata in 90 minuti qualcosa vorrà pur dire, siccome abbiamo sempre detto che questa squadra aveva troppo subito. È proprio quello, che le squadre di Zeman dovrebbero rischiare molto, abbastanza in difesa, però producendo tanto e segnando davanti. Forse è proprio questo aspetto che paradossalmente non convince Zeman, c'è questa Zeman è sempre solidità che si è trovata ieri.
È un paradosso, ma per il modo di intendere il calcio di Zeman può essere così. Ma ha detto sì, bene, però Bruno ci dice che la filosofia di Zeman, ecco, è fare un gol più dell'avversario. Perfetto, però col questo dubbio, da sempre. Quindi se tu ti fermi e non produci gioco, per Zeman vuol dire che quella è una partita. Scusa Enrico, lo diceva prima Bruno Nobili, il problema del Pescara è soprattutto uno: quando vai in vantaggio non riesci ad amministrare il vantaggio e a segnare il gol del 2-0, e questo è il problema, perché nelle altre partite il Pescara è andato in vantaggio e poi è stato ripreso, poi le ha vinte le partite, ma ha dovuto soffrire e ha dovuto segnare soprattutto nei minuti finali. Adesso si chiama zona Pescara perché con l'Arezzo è arrivato il gol al 90esimo, con la Spalla è arrivato il gol al 90esimo, cioè questa squadra ci crede però fino alla fine, però quando vai in vantaggio devi cercare, se non di chiudere le partite, di segnare almeno il gol del 2-0. Poi non è detto, perdonami, che devi tenere per forza la difesa centrocampo alta in questo modo. Col Gubbi abbiamo visto che cosa è successo con la difesa così alta. Cioè il difensore stesso, ma la tu puoi dire quello che vuoi. Sì, del suo capito. Discorso tattico, altrimenti non attaccheresti. Sì, ma la difesa così alta, comporta che ha una piccola ripartenza. Altrimenti non avresti tutte quelle occasioni da gol. Sì. E quindi il discorso prettamente tattico da parte di Zeman, che da una vita adotta questo sistema, cioè, però ma lui vuole che la squadra giochi al meglio sul piano delle proprie possibilità, che lui conosce dove possono arrivare perché ci lavora. Ma la squadra può solo crescere, siamo alla sesta, alla però settima io vorrei giornata chiedere a Bruno, cioè, questa è una domanda che abbiamo fatto tante volte ai nostri ospiti. Questo Zeman da una vita gioca così, però nessuno riesce a prendere le contromisure per fermarlo, per bloccarlo. Beh, a certi livelli le contromisure gliele hanno prese in certe situazioni. Forse in Serie C diventa più difficile. Però dipende anche dalla parità di potenziali. Cioè. Sì, però se lui riesce il segreto a mantenere il gioco, perché in fondo quando è che rischi di meno? Quando mantieni il gioco tu. E allora lui pretende che la squadra riesca a mantenere il gioco per 50, 60, 70. Più lo mantiene e più per lui sta giocando a livello buono, perché non esiste squadra che per 90 minuti ti tiene la bacchetta in mano. Però lui pretende che la bacchetta gli avversari la tengano 10 minuti. Se lo pretende lo dice pubblicamente, perché evidentemente ha toccato con mano, non è questione solo di dare fiducia. Ha toccato con mano che questa squadra può dare di più, può fare quello che chiede. Settimana che anche chiede detto lui. Non gradisco il passaggio arretrato, il passaggio orizzontale, solo in verticale. La costruzione dal basso, c'ha ragione al 100%. È il modo di giocare, di modo. Che poi se vai a guardare poi in giro tutti sti passaggetti che fanno adesso, prima che fanno un passaggio in profondità col calcio moderno, anche squadre che vanno per la maggiore, passa del tempo. Il fatto che lui voglia che si possa andare subito in verticale, giocare, per me, ecco, Riccardo diceva questa difesa alta è molto rischiosa, su questo non ci piove, è rischioso, ma è un rischio che lui sa di calcolato poco. È calcolato da sempre, perché ha sempre giocato così. E tutto questo fa spettacolo. Ma quello sicuramente. Questo è fa spettacolo se vinci. Certo. Quando perdi è meno spettacolo. Però lui sta tranquillo che il gioco è quello. Zeman piace per questo, cioè la sua filosofia di gioco, io sono convinto, ma se è talmente ortodosso ed estremista che se ieri Pescara l'avesse pareggiata e non vinta, ma avesse giocato un secondo tempo come dice lui e come piace a lui, avrebbe fatto anche altre dichiarazioni, perché il risultato per lui ha un'importanza, come tutto ovviamente ha importanza dal punto di vista del risultato, ma in realtà la sua filosofia di gioco è più importante paradossalmente rispetto al risultato. Questo è Zeman, piaccia o non piaccia, è come il dogma, o ci credi o non ci credi. Non è che... Andrea e poi Francesco. Credo che nello Zeman bis, se vi ricordate, in quella stagione in Serie B il Pescara vinse diverse partite col Novara, con la Salernitana, 1-0, subendo poco e magari vincendola con un tiro da fuori. E Zeman diceva sempre che la partita non gli era piaciuta, che la squadra aveva giocato male. Quindi oltre alle polemiche tra il presidente e Zeman all'epoca, Zeman ripeteva spesso questa cosa, perché quella squadra non faceva il suo calcio.
E poi Andrea, ricordiamo anche nella famosa stagione 2011-2012 la partenza in campionato non fu esaltante, la squadra esplose a Padova, ma eravamo già intorno all'undicesima, dodicesima giornata. Qui sono state fatte solo 6 partite, quindi qualche giocatore ha detto siamo solo al 30%. Allora furono 3 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 6 giornate. Esatto, ancora non si trovava il bando della matassa. Ma c'è anche, c'è anche l'aspetto del... Cioè, noi analizziamo quello che accade settimana a certo. Se ieri la partita fosse finita 1-1, con quel secondo tempo giocato non a livello del primo, ditemi voi adesso che cosa ci stava dicendo. Certo, i muri sarebbero completamente diversi, però hai vinto a Ferrara, hai spugnato appunto il Mazza, che è un campo importante, davanti a quasi 10.000 spettatori, quindi è intanto, sempre una grande vittoria. Intanto sta dimostrando una cosa che è capitata a più di una partita, che il Pescara ha vinto diverse partite negli ultimi 10 minuti. Soprattutto che reagisce dopo e che... E questo significa già che stanno bene fisicamente, almeno questo è appurato, insomma. Che poi dopo ci credono fino alla fine, eccetera, è importante. A tutti i discorsi aggiungici che questa è una squadra con tanti giovani, sì, gente che forse a questo livello non ci ha mai giocato, a livello parlo di alta classifica, anche a livello di Serie C, quindi con una pressione, tra l'altro con una piazza come Pescara, perché non stai giocando davanti in una piazza dove vanno 700-800 persone a vedere la partita, e quindi la pressione è diversa, e quella è un'altra nota di merito per questa squadra e per il lavoro di Zeman. Va bene, allora ci fermiamo per la prima volta, però Andrea, diamo gli aggiornamenti sui posticipi, sì, perché interessano soprattutto le gare del Cesena e del Perugia. Assolutamente, per quanto riguarda il girone B, segnaliamo lo 0-0 tra Arezzo e Cesena, ma si sta ancora giocando, devo dire, partita molto nervosa, tanti cartellini gialli, e un Arezzo che per ora si sta confermando una squadra molto spigolosa per il Cesena. Sugli altri campi, Fermana-Perugia 0-1 e siamo all'intervallo, gol di Lisi, Gubbio in vantaggio sulla Carrarese 1-0, rete di Mercati, siamo quasi all'intervallo. Sugli e altri campi vogliamo vedere aggiornata la classifica intanto, sì, del girone B, perché eccola la qui. Carrarese sta perdendo, il Cesena pareggia, il Perugia sta vincendo, quindi questa sarebbe la classifica attualmente, con il Perugia che sta salendo a quota 13, proprio a pari merito con la Carrarese, e Cesena con 16 punti. Il Pescara ovviamente ha una partita in meno, così come anche la SPAL e la Lucchese, gara che si recupererà dopodomani con il risultato di 2-1 a favore della Lucchese quando mancano circa 30 minuti. Sì. Linea a Maurizio da Guin Regia, torneremo tra qualche minuto. CSA, servizi per l'edilizia, impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. CSA. Da giovedì 5 ottobre ritorna lo Svuota Tutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80% su materassi, letti, poltrone, reti e divani, grandi marchi, Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo, Noctis e Bontempi. Ricorda, da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Corso Umberto I 310, Monte Silvano, telefono 085 42 28 988. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:39 minuti, torniamo in diretta. Andrea, ci sono aggiornamenti? No, le tre partite del girone B all'intervallo, però dagli altri gironi ti segnalo che l'Avellino è avanti 4-1 sul Potenza di Colombo, che inizia dunque a rischiare anche egli il posto. Due gol di Gori, due di Sgarbi, non basta Caturano nel Potenza. Vicenza sempre sotto a Vercelli 1-0, siamo all'ottavo della ripresa. A te. Tra poco ci concentreremo sulla partita di mercoledì con il Pineto, avremo anche dei collegamenti per dare notizie sull'evento, la vendita dei biglietti, perché l'organizzazione è del Pineto Calcio, però il Pescara giocherà all'Adriatico, quindi giocherà quasi in casa. Due partite casalinghe, mercoledì con il Pineto, poi lunedì sera con il Pesaro, si giocherà alle 20:45. E quindi è un momento che il Pescara deve sfruttare, perché arrivano due squadre. Il Pineto è squadra ostica, tra poco ci concentreremo sul Pineto. Ma tu che segui molto le partite, le varie squadre, ecco, c'è questa Torres che sorprende, perché 7 vittorie su 7 non arrivano per caso. Poi c'è il Cesena, c'è il Perugia, un po' fuori spalla in tella, credo. Sì, di quelle che la previsione davano in miglior posizione. Il Cesena e stanno mantenendo quelle Cesena e Perugia. Senti Bruno, però all'inizio della stagione in pochi pensavano a questa exploit iniziale del Pescara, squadra molto giovane, tanti elementi di qualità, però c'è sempre un rischio quando hai tanti giovani in squadra. Sì, ma vedi, quando tu prendi un allenatore come Zeman non è che fai una squadra così giusto per fare il campionato. Fai una squadra che ha un certo livello, che poi dopo lui possa far rendere più o meno bene la squadra, questo è chiaro. Però quando ci sono dei giovani, ma sono giovani importanti, insomma. Ecco, chi ti ha sorpreso così in positivo di tutti questi elementi? Ma guarda, in particolare nessuno, come squadra mi piace, come complesso, come giocano insieme. Questo sì. Poi ecco Luigi, ieri in attacco molti pensavano ora è entrato Masini, invece Zeman ha mischiato le carte, a Cornero posizione diversa. Cambierà qualcosa anche per queste due gare, perché in effetti sì. Centravanti erano Tommasini e Vergani. Sì, ma questa è un'altra novità di Zeman, perché poi è vero che Zeman fa sempre le stesse cose e predica le stesse cose da tanti anni, però poi ci sorprende anche gli elementi di novità di questa squadra quest'anno.
sono, Zeman ha un organico molto ampio e ha fiducia moltissimo in tanti giocatori. Io ero abituato alle squadre di Zeman che avevano comunque un 11 base, sì, che veniva poi integrato. Allora, è vero che le cose sono cambiate, innanzitutto perché hai più sostituzioni a disposizione rispetto al calcio di una volta. È vero che giochi molto frequentemente e quindi hai necessità, lo fanno ovviamente anche le squadre di Serie A e quindi come non farlo anche in Serie C. Però questo è un elemento di novità e quindi io mi aspetto che lui possa rivoluzionare la squadra come ci ha abituato a farlo, non soltanto in Coppa Italia, lo ha fatto anche in campionato quando fece quella famosa battuta al presidente Sebastiani. È vero che ti ho sorpreso perché aveva cambiato, sì, 5 o 6 undicesimi, della squadra, quindi lo farà. Farà così anche mercoledì? Ma questa sì, secondo me sì, e questa è una novità perché vuol dire che lui è un organico in cui... diciamocela tutta, l'unico giocatore veramente un po' ai margini rispetto a tutti gli altri è Mora, che è un veterano, ma se no lui ha dimostrato di avere fiducia in tutti, forse un po' meno ancora in Vergani e Tomassini perché sono partiti un po' in ritardo, sì, anche con la preparazione per via degli infortuni. E poi un altro elemento di novità è che il Pescara ha iniziato anche a realizzare gol da fuori area, perché nel credo calcistico di Zeman, anzi, si è sempre rimproverato il fatto che il Pescara volesse un po' arrivare in porta. E noi la partita col Gubbio l'abbiamo sovvertita grazie a due prodezze di Squizzato e Moruzzi. Ieri Cangiano ha avuto coraggio e ha tirato da fuori, gli è andata bene. Anche questo è un elemento di novità, ma non è casuale, vuol dire che Zeman dà fiducia. Però a Bruno, in base al tuo discorso, non sei mai sicuro del tuo posto in squadra. Il giocatore... come reagisce, se professionista, vabbè, devi sempre lavorare al meglio. Ma però è chiaro che cerchi di lavorare al meglio per mettere in difficoltà l'allenatore, perché poi in fondo l'allenatore vede come ti alleni durante tutta la settimana e certe scelte sono anche dimostrabili da quello che tu durante la settimana hai fatto. Vede uno che sta meglio di un altro, dice mo gioca prima questo e poi dopo giocherà l'altro. Tu da giocatore avresti accettato di essere sempre in discussione l'anno di Cademi, ricordo, hai conquistato il posto da titolare perché eri tu. Una volta era diverso, intanto non c'erano 5 sostituzioni, poi la rosa era ristretta, per cui tu adesso, no, c'erano 15 giocatori, mo adesso ti devi abituare al fatto che ci possono essere 5 cambi possibili. Di cambiare mezza squadra. Su questo aspetto probabilmente aiuta anche la carta d'identità, perché un giocatore che ha uno status e che lo perde per le scelte di Zeman o comunque di un allenatore può rimanerci male, ma qui parliamo di tanti diciannovenni e ventenni che sanno si devono conquistare la pagnotta e quindi riescono anche ad accettare meglio un'eventuale panchina, più di un giocatore affermato che invece gradisce di meno il cambio o la panchina dall'inizio. Vabbè, sì, è vero, qui è un calcio diverso ovviamente dai suoi i tempi. I punti fermi Rose, di questa squadra sono Plizzari, Brosco e Mesic, perché anche Merola. C'è un caso eclatante che è quello di Milani, che è un giocatore che stava lavorando benissimo, stava giocando benissimo, ma non ci sono gerarchie prestabilite. Moruzzi, che è un giocatore fenomenale, che ha gamba, è un treno sulla fascia. Sì. Gli ha rubato il posto e Milani stava facendo benissimo, un campionato benissimo, straordinario. Quello che dice Bruno, cioè l'allenatore quando vede in settimana, io sono sicuro che Milani a breve rientrerà e riprenderà il suo posto mercoledì. Negli avvicendamenti potrebbe giocare mercoledì, ma per quella logica di avvicendamento. Senti Bruno, c'è qualche allenatore che hai avuto che si avvicina un po' a Zeman? No, credo di no. Lui è uno dei pochi, lui un po' Giovanni Galeone. No, di quelli che hai avuto tu da giocatore. Io personalmente da giocatore, allenatori del tipo di Zeman, no. Beh sì, perché tra Gianmarinardo, Amorosati, sì, Cadè, no, Angelino, quindi tutte mentalità diverse. Mentalità diverse. Ma era un altro mondo, era un altro calcio. Sì, rose di rete, con due sostituzioni. Prima c'erano 15-16 giocatori nel
a disposizione della Torres, ce ne sono 22, 23 o 24. E porti 12 in panchina. È completamente diverso il modo di. Ma non solo del Pescara, in generale. Ma tu te lo ricordi, il gioco Nobile, no? Non sarebbe, non me lo ricordo, che mi sto rincoglionendo, no, secondo no. te. Beh, sì, che me lo ricordo. Beh, un pochettino sì, un pochettino sì, la memoria è vera, non mi ricordo i nomi come prima e tutto. Per il discorso di prima, chiedo scusa, se il giocatore non ha carattere e non è portato ad accettare la competizione per la maglia da titolare, non lo fa il giocatore, c'è poco da fare. Non lo fa. Sia non, so che attendo, è difficile, però se hai carattere e hai voglia di emergere, e poi il giocatore credo che sia il primo, come... e qui chiamo in campo, chiamo Bruno Nobile a dire se il primo giudice di un giocatore è se stesso, si accorge di quello che dà, e se magari gioca un altro al posto suo si accorge se quello gioca meglio. Tu parti dal presupposto che il posto non ti tocca per forza. Tra l'altro, te lo devi guadagnare, guadagnarlo lo devi fare e con gli allenamenti che fai davanti e con le prestazioni durante le gare. Allora, in base a quello, l'allenatore. Il giocatore, nel caso del Pescara, tra l'altro molti giovani, sa che se rende di più ed è in competizione, ma come Zeman si gestisce? Dà spazio a tutti. Caso, adesso arrivo un giocatore come Mora, che ha una carriera importante alle spalle. Ed è ancora l'unico che non è mai sceso in campo. Cioè, è un problema per Zeman o no? No, non credo, perché vedi che sicuramente non lo è. Lo gestisce benissimo, eccetera. Poi se al giocatore non gli sta bene la scelta dell'allenatore, vai a un'altra squadra. Certamente Mora non è contento che non sta giocando, che ci mancherebbe. Un giocatore che non gioca non è contento nessuno, forse neanche ed è giusto che non sia contento. Perché? Perché quello gli dà modo di impegnarsi di più per guadagnarsi. In questo discorso, Enrico, io volevo dire anche un'altra cosa. Ieri, per esempio, esce Cuppone, tutti si aspettano, lo dicevi prima tu, Vergani o Tommasini. E invece è entrato un giocatore per caratteristiche diverse. Ma fino a quanto Zeman potrà tenere fuori due attaccanti centrali di ruolo come Vergani e Tomasini? Non dico il problema per Zeman, però questo potrebbe essere in ottica futura un po' un problema, perché Vergani e Tomasini sono per caratteristiche quei giocatori che potrebbero giocare al posto di Cuppone, che sta facendo benissimo. Però chiaro, Mora è di Zeman. Però sono giocatori che non so se accetteranno a cuor leggero di essere le alternative di Cuppone per una stagione intera. Zeman, il campionato è lungo, per l'amor di Dio. L'ho pure spiegato perché ha fatto quella sostituzione spostando a Cornero dalla fascia. Giustamente dice. Quello che dice lui non stanno benissimo. Vergani e Tommasini non hanno fatto la preparazione come voleva Zeman. Però voglio dire, passano le giornate, Cuppone continua a giocare titolare. Quando Cuppone esce non entrano Vergani, Tommasini. Nell'ottica poi della personalità dell'allenatore riesce a dare Enrico, poi ti aiutano su tutto. In questa squadra non ci sono dei senatori, a parte Mora, Brosco, e non ci sono dei senatori. Di solito l'unico leader è Zeman. Ma è così, Bruno lo può dire. Quando ci sono i problemi dentro le squadre, quando ci sono giocatori che hanno delle storie, che iniziano a vedere di essere più, ma poi si può arrivare a gennaio quando chi non gioca dice, ma Mora secondo me a gennaio va via da Pescara. Ecco, a gennaio e potrebbero esserci altri discorsi. Un'altra cosa, che Cuppone secondo me fra qualche settimana non sarà il titolare di questa squadra. L'ho e detto a proposito due di settimane leader, fa. Molte volte dovrebbe essere sempre l'allenatore il leader, però io penso sempre al passato di Bruno nell'anno di Angelillo, quando i leader eravate tu, Giorgio, Vincenzo, e avete anche cambiato o educato Angelillo a seguire un certo dettato tattico, cose che si facevano solo una volta, oppure oggi, ecco ad esempio a Napoli si parla questa situazione di Garcia che ha bisogno di qualche elemento che lo appoggia. A certi livelli dove ci sono questi grossi giocatori ancora conta quello che un giocatore... Cioè dipende dall'allenatore? Dipende, all'allenatore non gli conviene mettersi in guerra con certi giocatori perché sono quelli che ti fanno... Cioè Angelillo se si metteva contro, ripeto, Nobile e Zucchini andava a casa.
Ma guarda che Angelillo, adesso lo possiamo dire, Angelillo ti dico una cosa, Angelillo l'aveva mandato via il presidente a 3 giornate dalla fine. Noi giocatori però ci siete arrivati siamo a 3 giornate dalla fine. Sì, però perdemmo la partita famosa a San Benedetto, per cui eravamo fuori da ogni discorso. A 3 giornate dalla fine volevano Capacchietti, allora cacciare, vedere qualche foto, cacciare Angelillo. E noi, giocatori tutti, ci siamo riuniti e abbiamo detto: ma a 3 giornate dalla fine a cosa serve cacciare via l'allenatore? Sì, però anche prima l'avete aiutato Angelillo. Non... Ma è chiaro che è interesse del giocatore allenare, cioè aiutare l'allenatore. A meno che questo non combina disastri, ma allora se ne accorgono tutti. A me quando... Queste sono foto riprese dal tuo libro, bellissimo. Bruno Nobili è una leggenda del calcio pescarese, Luigi e gli altri. Ne hai nominati 3. Esatto. E per cui in linea di massima il giocatore tende sempre ad aiutare l'allenatore. Poi dopo c'è il momento in cui invece non... Quindi fu bravo anche Angelillo a farsi aiutare. Sì, sì. Oppure gliel'avete imposto, no, certe idee. Imposizioni non c'erano, però è ovvio che quando lui sentiva che diversi giocatori gli dicevano certe cose... c'è Cadè che aveva però un rapporto diverso con voi, decideva più lui. Sì, in linea di massima sì. Ecco, Capacchietti. Ecco, Capacchietti. Dopo la sconfitta di San Benedetto, certo. Sì, aveva già deciso di mandarlo via. E poi dopo si è ritrovato a vincere il campionato, quindi... Vedi com'è. Ed è stato confermato l'anno dopo in Serie A. Per cui... Soprannome Ballantyne. Sono delle foto bellissime perché ci riportano agli anni 70, le due promozioni, le prime promozioni in Serie A quando eravamo giovani. Tante persone che non ci sono più, purtroppo. Quando eravamo giovani, sì. Tante. E poi le foto in bianco e nero sono sempre le più belle. Sono d'accordo. Credo che siano molte foto di Bruno Mazzocchetti, lo vogliamo citare, sì. Perché Bruno vi seguiva in quel periodo. Sono foto bellissime. Mazzocchetti, Masciarelli. Masciarelli, sì. E questo era Bruno Nobili. Gol di Bruno della promozione. Abbiamo visto dei giocatori fortissimi, Capello. Caldora qui, questo è il presidente Caldora. Il presidente al quale sei più affezionato? Oltre a Marinelli anche, che vi ha seguito sempre. Ma, cioè, in linea di massima con i presidenti che hai vinto il campionato sei affezionato. Io per esempio sono affezionato anche a Marinelli, che non ha vinto nessun campionato. Però c'è stato sempre. Sì, c'è stato sempre, era sempre presente, era... Il dirigente per... Ti fa un po' effetto vederlo ancora in panchina a fianco a Zeman? Sì, mi domando come fa. La passione in quei casi. Bruno, abbiamo, secondo me ancora con qualche compagno. Abbiamo rivisto proprio l'immagine, sì, di Pirola che ci ha lasciato qualche giorno fa. No, gli chiedevo se si sente ancora con qualcuno di quei Pescara, di quelle sì, squadre storiche. Ma guarda, sabato che è stato il mio compleanno mi è arrivato gli auguri di Andreuzza, per dirne uno, di Piloni, per cui ci si sente, no, magari non ci si vede più perché... Però ci si sente. Intanto in questa occasione vorrei mandare anche un abbraccio alla famiglia di Luciano Brancone, che è stato un ideatore, oltre che dell'inno ufficiale del Pescara, ma anche di molti mezzi di comunicazione. Lui lavorava a TVAQ proprio in quell'occasione. Nel 1974 buttò le basi per questo inno ufficiale, 40.000 saremo a tifar, che è diventato poi l'inno storico del Pescara. È stato molto bello rivedere le foto di Bruno Nobili. C'è qualche giocatore che potremmo affiancarlo a Bruno Nobili? L'anno scorso qualcuno diceva Rafià, ma il sinistro di Bruno Nobili credo che in pochi l'abbiano avuto a Pescara. Tu, Luigi? No, non mi viene in mente un giocatore che possa replicare. Sul quale... tutti il sinistro, ma io c'avevo un destro favoloso. Ma quale destro? Ma quale destro? Come diceva Gigi Riva, per salire sull'autobus. Beh, senti chi parla, che Gigi Riva pure c'aveva solo il sinistro. Esatto, come dice lui, mi serviva per salire sull'autobus il piede destro. Le punizioni di Bruno di sinistro.
Andrea, prima di andare in pubblicità, perché dobbiamo parlare di Pineto Pescara, diamo gli aggiornamenti. Allora, non ci sono cambiamenti di risultato, dunque nel girone B, Arezzo Cesena sempre 0-0, Perugia avanti a Fermo 1-0, Gubbio avanti sulla Carrarese 1-0, sugli altri gironi Provercelli Vicenza 1-0 e Avellino Potenza 4-1. Prima di andare in pubblicità però sentiamo il portiere del Pescara Plizzari, che Paolo ha intervistato questa sera. Di Plizzari, scusami, sì. Raddoppio del Perugia in questo momento. Perugia che raddoppia e quindi si avvicina la squadra umbra. Plizzari, poi lo sentiremo nell'intervista, quest'estate molti pensavano che andasse via, ora è diventato un portiere ancora più affidabile. Sentiamolo al tuo microfono qualche ora fa. Senza nulla togliere agli altri giocatori del Pescara, il valore aggiunto del Pescara di oggi, di queste prime giornate, Alessandro Plizzari? No, non mi piace prendere meriti su un lavoro di squadra, quindi è il merito di tutti. Quindi il merito è di tutti, basta, non cerchiamo chi di più, chi di meno. Tutti i giorni lavoriamo tutti insieme e si raccoglie i risultati tutti insieme. Però le tue parate, soprattutto nelle partite con Arezzo e Gubbio, meno a Ferrara, sono servite per portare punti in classifica? Beh, io penso che ognuno cerca di mettere qualcosa per portare a casa il risultato a livello collettivo, quindi sono contento di aver dato il mio contributo. Da una possibile cessione al fatto di essere rimasto a Pescara con grandi motivazioni e con grande convinzione? No, io sono rimasto a Pescara perché sto bene qua e volevo rimanere per mettermi in gioco, l'ho sempre detto dall'inizio e ogni giorno il mio pensiero non cambia, quindi sono contento di stare qua, è quello che volevo fare quest'estate. C'è stata la possibilità o il rischio, come lo vogliamo definire, quest'estate di andare via? No, non c'è stata, quindi ormai è passato, quindi non c'è stata, dico io che non c'è stata perché volevo rimanere qua. Allora parliamo di queste prime giornate, sicuramente un bottino molto positivo, 5 vittorie su 6, forse anche oltre le più rosee aspettative. No, diciamo che, come ho detto prima, cerchiamo di raccogliere il più possibile i frutti del lavoro del mister. Come dice il mister, dobbiamo migliorare su tante cose e solo col lavoro si può migliorare, col lavoro, la dedizione e l'applicazione. Ora c'è il Pineto, questo derby, una gara difficile come tutte, giocherete in trasferta ma giocherete in casa di fatto. Sì, ogni partita è difficile, ogni partita ha la sua storia, quindi dobbiamo cercare di farci trovare pronti caratterialmente con l'atteggiamento giusto prima di tutto. Alessandro, ma qual è l'obiettivo del Pescara quest'anno? L'obiettivo è fare bene durante gli allenamenti tutti i giorni e guardare partita dopo partita, perché siamo a inizio campionato e è presto poter dire cosa ci proporrà il futuro, quindi con calma. La società però dice che si vorrebbe far meglio dello scorso anno. Ma chi è che non vorrebbe fare il meglio del prossimo anno? Io vorrei far meglio dell'allenamento prima ogni giorno, quindi è normale. Noto molta maturità da parte di questi giovani, nonostante la giovane età. Plizzari sembra intanto un portiere diverso lo scorso anno. Sì, lo scorso anno è stato messo in discussione, lui ha fatto una scelta definitiva e perentoria, perché lo ha detto anche ai microfoni di Paolo, e devo dire che i risultati gli stanno dando ragione, Zeman gli sta dando ragione, l'anno scorso lo ha messo in discussione quando ha ritenuto di metterlo in discussione. Le polemiche che abbiamo avuto sui portieri sono note. Francesco predicava, non ho capito per cosa prima. No, stavo sentendo. Che dicevi? Predicavo quando ha detto giustamente il campionato è all'inizio, pure l'anno scorso di questi tempi. Sembrava che Colombo che era un fenomeno, che la squadra avrebbe stravinto il campionato. Dopo, se non arrivava Zeman, andiamo a sigla, pubblicità. No. Andiamo, ecco, andiamo, bravo. In pubblicità tra poco. CSA, servizi per l'edilizia, impiantistica civile ed industriale, progettazione e costruzione, fotovoltaico. Siamo sempre aggiornati sui nuovi prodotti e sulle migliori tecniche costruttive. Un insieme di professionisti in grado di seguire ogni fase del progetto, realizzando tutte le tipologie di lavoro. CSA. Da
giovedì 5 ottobre ritorna lo Svuota Tutto Notti d'Oro, con sconti fino all'80% su materassi, letti, poltrone, reti e divani. Grandi marchi: Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo, Noctis e Bontempi. Ricorda, da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene. Corso Umberto I 310, Monte Silvano. Telefono 085 42 28 988. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 6 minuti, rientriamo in diretta dallo studio centrale di TV6. Dalla postazione di Andrea Costantini non arrivano buone notizie. Andrea? Sì, perché il Cesena ha appena segnato con, mi pare, Bumbù, che era entrato nel corso del secondo tempo, un'azione di ripartenza, una delle poche volte in cui l'Arezzo si è sbilanciato e il Cesena ha colpito con questo gol segnato di rimessa. E allora Arezzo vediamo 0, la classifica Cesena aggiornata alla luce di questa novità da Arezzo, con il Cesena che ovviamente passa al secondo posto in classifica con 18 punti, e Pescara 16 con una partita in meno. Partita, entriamo nel vivo dunque di questa vigilia di Pineto Pescara, e saluto in collegamento il responsabile della comunicazione del Pineto Calcio, Federica Rogato. Buonasera, ciao Federica, ben ritrovata. Ciao, buonasera a tutti voi, è un piacere stare qui con voi. Grazie. Allora Federica, prima di parlare con te, volevo vedere un servizio che abbiamo realizzato stamane proprio a Pineto con il nostro Stefano Recanati, che è andato a sentire gli umori di qualche sportivo del Pineto. Il servizio. Non poteva che essere il mare Adriatico alle nostre spalle a farci da scenografia per il primo
derby, il vero derby dell'Adriatico in Serie C tra Pescara e Pineto. Si giocherà mercoledì sera allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Noi siamo a Pineto, in città, per capire quali sono le sensazioni, gli umori dei cittadini a pochi giorni da questa bellissima sfida. Primo storico derby tra Pineto e Pescara, che cosa rappresenta per la città di Pineto? È un sogno. È un sogno che, da, che è cominciato nel 1962. Io ero giocatore, più siccome noi giovani facemmo la prima adesione alla federazione, ed io facevo il giocatore e cassiere della squadra. Senza soldi però. Ci sarà allo stadio a vedere questa prima partita? Come no, io ho l'abbonamento. Per la città è un onore, conta che io sono stato un giocatore del Pineto, quindi so tra virgolette tutta la passione che c'è da parte dei pinetesi, del giocatore del Pineto, ed è un onore contro una squadra blasonata come il Pescara, Serie B, Serie A, cioè noi in confronto non siamo nulla, però adesso esserci è motivo di vanto e di orgoglio. Mercoledì è arrivato, ci sarà questo derby all'Adriatico. Che cosa significa però per la città di Pineto, per la sua tifoseria, per i tanti tifosi? È un grande onore, un grandissimo onore, specialmente per i tifosi più che seguono e vanno in trasferta, in tutte le trasferte, ce ne sono 5-6 che sono veramente, veramente, veramente appassionati, andrebbero premiati. Quindi è una bellissima cosa, penso che sia una grandissima festa. Merita questa salvezza, questo Pineto che avete visto finora? Ma io penso di sì, io penso che il Pineto si salvi tranquillamente, penso che se replica le partite di ieri sera, secondo me il Pineto non ha nulla da temere. Sì, è una bella soddisfazione di fare, diciamo tra virgolette, un derby, ma è una cosa più diciamo di fratellanza. Io che non sono di qua, però mi sono affezionato a questa squadra sperando una bella prestazione entrambi. Diciamo, ci accontentiamo anche di un bel pareggio. Con il vice sindaco di Pineto dell'Orleta, ecco, mercoledì ci sarà questa storica partita in Lega Pro tra Pineto e Pescara, ovviamente tanta risonanza dopo per questa partita, ma che cosa rappresenta per la cittadinanza intera di Pineto? Ma indubbiamente rappresenta il raggiungimento di un traguardo storico. Lo è già il fatto di partecipare a un campionato professionistico per la prima volta. E quindi è, come dire, il coronamento di un risultato che ha dell'incredibile sotto tanti aspetti e che è il frutto di una stagione strepitosa. Poi nello specifico parlerei poco di derby fondamentalmente. Pescara ha un'altra tradizione, un altro blasone, per noi è già tanto esserci e poterla giocare questa partita, indipendentemente da come andrà a finire. Sarà sicuramente una festa perché lo spirito che il presidente del Pineto Calcio ha sempre infuso ai suoi giocatori, al suo staff e anche ai tifosi è quello del massimo rispetto. In questo caso, oltre al massimo rispetto nei confronti della Pescara Calcio, ci deve essere anche, come dire, una sorta di ringraziamento alla città di Pescara da parte di quella di Pineto, perché noi siamo loro ospiti in questo momento, perché non abbiamo ancora la possibilità di disputare le gare casalinghe al Mariani Pavone, che speriamo di risolvere a brevissimo. E quindi, come dire, è una cornice, questa partita si inquadra in una cornice di simbiosi tra le due città, che mi piace ribadire il ringraziamento, ripeto, al sindaco di Pescara, alla città di Pescara, al questore e alla prefettura, perché hanno reso possibile che il Pineto comunque giocasse in condizioni di graditissima ospitalità. Sono molto belle le dichiarazioni che abbiamo sentito da coloro che si sono alternate al microfono di Stefano Recanati, e vorrei coinvolgere proprio Federica, perché questa partita, diciamolo subito, è il riconoscimento del lavoro svolto negli anni dal vostro presidente, no? Assolutamente, ha detto bene anche il tifoso che abbiamo sentito per primo. È un sogno che durava 60 anni, che
si è coronato lo scorso fine campionato con la vittoria del campionato di Serie D e anche con la vittoria della Coppa Italia, due traguardi prestigiosissimi che rendono merito a tutti gli sforzi del nostro grandissimo presidente Silvio Brocco. Qui vanno i ringraziamenti sicuramente di tutti per aver portato Pineto nel calcio professionistico e per aver fatto veramente tanto per questa città e per questa squadra. E poi Pineto non ha pagato nemmeno il dazio del noviziato, perché i risultati stanno arrivando, quindi meriti anche allo staff tecnico, un po' a tutta la struttura che si è riorganizzato per questo campionato professionistico. Beh, assolutamente. Il presidente ha scelto anche un nuovo direttore sportivo che ben conosciamo tutti, perché è anche lui abruzzese, Marcello Di Giuseppe, che insieme allo staff tecnico ha allestito una squadra di tutto rispetto e i risultati stanno arrivando e speriamo che continuiamo su questa strada. Federica Rogato è uno dei tanti ex di questa partita, giorni di fuoco, perché per organizzare questo evento ci sono tante difficoltà da superare. Credo che abbia ricevuto centinaia di telefonate da Pescara. Facciamo un po' di chiarezza in modo tale che tutti sono aggiornati sulle varie situazioni. Allora, l'evento è del Pineto Calcio, quindi per quanto riguarda la prevendita intanto dei biglietti, perché non varranno ovviamente gli abbonamenti per i tifosi di Pescara, come vi siete strutturati? La prevendita è già iniziata? Sì, la prevendita è già iniziata, vi do questo dato in diretta, abbiamo superato le 3.000 presenze, quindi un ottimo risultato per diciamo il primo giorno di vendite. E si possono acquistare sia online su postoriservato.it oppure al botteghino dello stadio dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 di sera e nei punti vendita di Posto Riservato, che hanno messo a disposizione la loro professionalità, la voce dei pescaresi in via Valignani e Copy Bet Service ai Colli. Quindi ci sono varie opzioni per acquistare i biglietti. Oh, per quanto riguarda invece la collocazione delle tifoserie? E, come dicevamo prima, è una partita veramente della fratellanza, quindi non ci sono restrizioni. Ovviamente la curva nord rimane ai tifosi pescaresi, diciamo per ovvie ragioni, ma non ci sono assolutamente, come dicevo, nessun tipo di motivo ostativo. La tribuna è aperta a tutti, quindi anche i distinti sono aperti a tutti, quindi io vi invito a seguire la partita, a venire allo Stato Adriatico, che sarà sicuramente una bellissima festa dai colori biancazzurri, perché ricordiamo che entrambe le squadre sono... Esatto, sicuramente prevarrà il biancazzurro. Quindi sarò curiosa di sentire Paolo Renzetti, quando farà Stadio Studio, come chiamerà i biancazzurri, a chi si riferirà. Ti risponderà Paolo, avete fatto già una previsione sulla presenza, oppure è ancora troppo presto? Guarda, stasera avevamo superato i 3.000, come ti dicevo. Sicuramente l'entusiasmo sia da parte nostra, ma soprattutto dalla parte pescarese, perché i risultati aiutano sicuramente. Nonostante sarà un mercoledì sera, credo che la presenza sarà importante. Molti dicono che si può sfiorare anche le 10.000 unità, è un'idea sarebbe... un po' bellicosa. Sarebbe bellissimo, però rimaniamo coi piedi per terra, confidiamo nella voglia di spettacolo e di divertimento dell'Abruzzo, non solo di Pescara e di Pineto, e quindi crediamo che questo potrebbe essere sicuramente un obiettivo che si può raggiungere facilmente, con l'entusiasmo, come dicevo prima. C'è subito Paolo Renzetti che vuole rispondere alla tua insinuazione, Paolo. Beh, dovremmo dire biancazzurri pescaresi.
formazione ospite, sarebbe anche un po' ingeneroso dirlo, visto che si gioca a Pescara, ma io volevo fare i complimenti a Federica per come il Pineto e per come l'ufficio stampa del Pineto sta gestendo una partita, un derby, una partita della fratellanza non semplice da gestire per via anche del grande entusiasmo, e credo che sarà una bella festa di sport, che è giusto che si giochi allo Stadio Adriatico, e questo è il palcoscenico migliore per questa partita. Luigi Mascia vuole anche ringraziare i precedenti tifosi, c'era anche l'amministratore che ha avuto parole belle nei davvero, confronti della davvero città. Complimenti all'amministrazione comunale di Pineto, complimenti a Federica che è un po' la front woman del Pineto in questa fase, siamo abituati a conoscere le sue capacità e anche la sua simpatia. Ma è un'operazione simpatia di tutto il movimento calcistico di Pineto, il vice sindaco che ha detto parole assolutamente lusinghiere, quindi sarà una serata bellissima per l'Abruzzo. Noi siamo abituati ai derby in Serie C, ci sono stati anni in cui ne abbiamo disputati anche 3 o 4 forse, col Teramo, con l'Aquila, con Lanciano, ci fu un anno Giulianova, ci fu un anno particolare Castel di Sangro. E devo dire che feci anche quelle trasferte, non è che ci fu un'accoglienza di quelle indimenticabili per il Pescara, invece in questo caso siamo gente di mare e questa espressione piace tanto a Pescara e quindi piace anche al Pineto, perché è così, c'è una fratellanza. E quindi approfitto per chiedere a Federica come si sta trovando in questa nuova realtà, lo scorso anno con il Monterosi, anzi ci fece pure lo scherzetto del pareggio qui all'Adriatico, adesso è tornata a lavorare in Abruzzo, come ti trovi in questa nuova realtà, Federica? Beh, mi trovo molto bene, al di là che sono tornata a casa, tra virgolette, quindi respiro l'aria del mio mare, sinceramente sono stata accolta benissimo dal presidente, che è veramente una persona speciale, che quando mi ha conosciuta abbiamo parlato un po', ci siamo trovati subito su alcuni argomenti e quindi è iniziata subito questa collaborazione repentina, perché io ero a Monterosi e nel giro di una settimana sono venuta a Pineto e sono molto contenta di questa scelta che ho fatto e si può lavorare tantissimo, si può lavorare molto bene, stiamo facendo tanto, stiamo cercando di coinvolgere i tifosi, perché ci sono molto vicini veramente. In trasferta, come diceva quel signore prima nell'intervista, c'è quello zoccolo duro che ci segue sempre, che ovunque andiamo è sempre con noi, ci sono sempre vicino, ed è un'emozione vedere una creatura che cresce in un certo senso, perché te li senti veramente parte di un progetto, vivono con noi ed è veramente un'emozione unica. E cosa dirai al tuo vecchio amico Zeman, con il quale hai lavorato per anni e con il quale hai condiviso davvero la gioia più grande in quella promozione? Beh, ci siamo visti già in questo periodo, in questi 2 mesi che sono tornata a Pescara, e dopo la partita andremo a fare il nostro pranzetto di pesce come eravamo soliti fare in passato. Chiudiamo con una domanda di Andrea Costantini e poi ti lasciamo, Federica. Sì, intanto un aggiornamento, perché l'Arezzo è anche in 10 uomini, è stato espulso Settembrini, rosso diretto, fallo a palla lontana. Saluto Federica e le chiedo quando il Pineto riavrà la sua casa, perché immagino che anche tanti tifosi a Pineto vogliono sapere quando la squadra tornerà a giocare e debutterà di fatto al Mariani Pavone tra i professionisti. I lavori stanno procedendo spediti, Andrea. Come tu sai, abbiamo messo in campo qualsiasi tipo di forze, si lavora giorno e notte, perché il desiderio del nostro presidente in primis è quello di tornare al Pavone Mariani. E quindi veramente è un cantiere a cielo aperto e stiamo lavorando. È plausibile o si andrà oltre, secondo te?
Come, scusami? Pineto Cesena del 22 ottobre è una data possibile o sarà difficile e bisognerà aspettare un altro pochino? Credo che bisogna aspettare, però te lo dico sulla base diciamo di una profana che sta seguendo i lavori, non sono un esperto in merito, però credo che siamo in dirittura d'arrivo, stiamo ultimando il tutto, diciamo che confido che a brevissimo torneremo nella nostra casa. Federica, grazie per questo contributo, ovviamente ci vedremo mercoledì allo stadio, un bocca al lupo per la stagione agonistica, un abbraccio da tutto lo studio. Grazie, grazie a voi, un abbraccio, grazie. Ci vediamo mercoledì. Grazie, ciao, Federica. Grazie, allora, Pescara Pineto sulla carta sembra una partita facile, ma ovviamente di gare facili non ci sono, poi questo Pineto che ha assorbito bene il salto di categoria, no Bruno? Sì, ormai sì, poi... L'hanno detto, giocare con il Pescara è un onore e sarebbe un onore anche fargli uno sgambetto, per cui è chiaro che la partita sarà importante e sarà dura, dura nel senso che è difficile. Luigi, lo chiedo un po' tutti quanti. No, non è una partita facile, Pineto è una squadra scorbutica, una matricola che tra l'altro sta dimostrando di saperci fare in questa categoria. E una nota positiva è che non è un Pineto che viene qui con l'acqua alla gola o con una classifica tale da dover fare risultato a tutti i costi, secondo me se la giocherà e questo in qualche modo comunque renderà più bello lo spettacolo e forse agevola anche il lavoro del Pescara. Sono ottimista sul risultato finale, però sarà una partita combattuta, non sarà una passeggiata. Due partite in casa, mercoledì con il Pineto, lunedì con la Vispesaro. E tutti pensano, adesso facciamo un bottino pieno, però le partite si devono giocare. Quest'anno ho visto Pineto Entella qua al nostro stadio. Vedi che il Pineto mi ha impressionato perché è un centrocampo molto forte, imbriglia molto le squadre, tende a rompere il gioco avversario. Una bella formazione, poi ha fatto risultati, come avete detto giustamente non ha l'acqua alla gola, quindi può giocare anche un po' più distesa, sicuramente sarà una bellissima partita. Certo che il Pescara di quest'anno, onestamente, confido veramente in una grande prestazione sia mercoledì che lunedì col Vispesaro, perché voglio dire, noi abbiamo una squadra, a mio avviso, quest'anno veramente competitiva. Comunque Andrea, diamo le notizie anche sulle squalifiche, sull'arbitro. Assolutamente sì, perché c'è uno squalificato nel Pineto ed è Iaccarino, il giocatore solitamente viene impiegato come quinto di sinistra, 3 giornate di squalifica, coinvolto in una rissa nel finale di gara, è stato pesantemente stangato dal giudice sportivo. L'arbitro sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Curiosità, Zanotti ha diretto scorso anno la prima partita di Zeman nello Zeman Ter, cioè quel 2-2 tra Pescara e Juve Stabia. C'è un solo precedente col Pineto in Serie D, stagione 18-19, le canatese Pineto 2-0, a te. E poi c'è anche una multa per il Pescara tra le decisioni. Multa per il Pescara, 1.100 euro. Diamo. Per il razzo che è arrivato, che abbiamo, sì, visto col gol. E Volpicelli l'elemento da temere maggiormente, giocatore di esperienza sui calci di punizione. Forse il giocatore più esperto, ma credo che per quello che si è visto sin qui un po' tutta la squadra. Ossia, io non l'ho visto giocare, ma quelli che hanno visto giocare il Pineto non sembra, come si può dire, una matricola. Da qui, che se la partita è facile o difficile, è sempre... Raddoppio del Cesena, quindi a questo punto la classifica è ben definita, tra poco torno da te, sì. Francesco, il Cesena ha 16 punti, se non vado errato, adesso vado a memoria, perché sì. 16 punti, no, 18 punti, 18 16 punti Pescara, 18 del Cesena. Sono ritmi forsennati, eh? Sì, è la media più alta dei tre gironi, sì. La media più alta dei tre gironi. Volevi concludere, Francesco? No, avevo concluso, sia di pronosticare se una partita facile o difficile lo diventerà sul campo. Alla vigilia di qualunque partita i discorsi sono sempre gli stessi. In più, certo, c'è qualcosina in più da parte del Pineto, perché è un derby storico soprattutto per il Pineto, però poi in campo vanno giocatori che della storia sì, la conoscono, ma
non si fanno condizionare. Quindi Andrea, per Cesena 6 vittorie su 7, perché ha perso la prima partita. Ha perso la prima a Olbia e poi ha infilato 6 vittorie consecutive. E il campionato delle strisce positive, perché ricordiamo che la Torres ha vinto 7 partite su 7, ma da 5 partite non prende gol. Ha preso 2 reti nelle prime 2 gare, vinte 2-1 con Rimini e Recanatese, e poi da lì una squadra che ha vinto sempre e non ha mai preso gol. Paolo, temi più il Pineto o lunedì il Pesaro? Temo più il Pineto, perché è chiaro che è un derby, una partita che nasconde delle insidie e in cui chiaramente chi ha più da perdere è sicuramente il Pescara e non il Pineto. Il Pineto giocherà quella che è la partita più importante della sua storia, e quindi Pescara dovrà stare attento all'entusiasmo di questa squadra che fino ad oggi ha fatto bene. Ieri c'è stata questa vittoria col Pontedera, una squadra temibile, molto temibile sui calci da fermo, sui calci piazzati e sui calci d'angolo. E poi prima voi parlavate di Volpicelli, io aggiungerei anche Shakir, che ieri ha segnato una doppietta, questo sì. Giocatore ex Pro Patria che probabilmente potrebbe giocare titolare al fianco di Volpicelli e rubare il posto a Gambale in avanti. È una partita difficile e complicata, però il Pescara giocherà in trasferta da calendario, però giocherà in casa, e quindi l'aspetto pubblico io mi auguro possa essere decisivo. Bruno, Torres 7 su 7, Cesena 6 su 7, Pescara 5 su 6, sono queste le 3 squadre che potrebbero decollare, o vedi anche il Perugia? Attualmente sì, però penso che il Perugia sta rientrando e quindi potrebbe essere un'altra di quelle che può lottare. Manca l'appello, Lentella e la SPAL. E la SPAL, di cui si parlava in termini migliori, insomma. Però non è mai detto, se tutti fanno queste strisce può succedere. Quando si dice i campionati si decidono sempre a primavera? Ma in primavera, ma se, perché è il periodo. La primavera è lontana, però. Sì, poi adesso non esiste manco più. Siamo già in clima. Quindi, anche il Gubbio l'ha doppiato. Anche il Gubbio. Quindi sì, si decide, dicono sempre in primavera, perché in primavera mancano poche partite alla fine, quindi sono partite decisive. Lo dice la storia. Un ultimo anni numero di curiosità: lo scorso anno Pescara-Catanzaro si disputò il 27 novembre, quest'anno Pescara-Cesena si disputerà il 26 novembre. Che o significa meglio. Luigi? No, non significa niente. Ricorsi niente. Non voglio che non significhi niente, perché però quella partita, la partita deve ancora essere ufficialmente calendarizzata, sì. Potrebbe essere anche di sabato o proprio il 27 di lunedì. Se fosse un posticipo, può essere un posticipo. No. Speriamo che non ci siano ricorsi. Basta posticipi. Perché? Beh, perché Pescara ne ha giocato già uno, con la Vispesa non ne giocherà un altro, quindi per un po' di settimane basta. No, però questa cosa che hai detto non si deve verificare. Ti preoccupa un po'? No. Come diceva qualcuno, non sono scaravantico, però non è vero, ma ci credo. Esatto. Diceva. Bruno, grazie per essere stato nel nostro studio. Ovviamente Pescara ti ricorda sempre, così come tu ricordi Pescara, però torna allo stadio a fine campionato, quando farà più caldo. Ho detto che vengo il giorno della partita della promozione. Ma non c'eri col Foggia, proprio la finale. Promozione. La finale. Vabbè, allora aspettiamo Bruno Nobili in finale all'Adriatico. Grazie a Luigi Alborimascia, grazie a Riccardo Clinico, a Paolo Renzetti, grazie a Francesco Di Francesco, grazie a te Andrea. Appuntamento mercoledì sera, a che ora si parte? Alle 20, un quarto d'ora prima, perché è il derby. Solitamente partiamo mezz'ora prima. Partita inizierà 20:45. Tre quarti d'ora prima, alle ore 20:45 iniziamo. Ti do il finale da Vercelli, clamoroso. Pro Vercelli batte Vicenza 1-0, nel Vicenza anche un espulso. Grazie Antonio Di Bernardino alle telecamere, Maurizio Dagui in regia, e soprattutto grazie per averci scelto.